Classica di categoria 1HC, praticamente il massimo, fatta eccezione delle gare per quanto riguarda il World Tour. Dicevamo, gara riservata alla categoria professionisti, seconda prova della Ciclismo Cup 2017. Qualche bella immagine di questa località, una località che può vantare poco meno di 2000 abitanti, una località che da sempre è legata in modo particolare al mondo del ciclismo. La chiesa di San Matteo che abbiamo appena intravisto con i suoi due campanili, con le cupole in maiolica colorata, le piazzette tipiche di tante località della Liguria che fanno un po' da coronamento, da appunto teatro per questa importante manifestazione. Eccoci ancora con delle belle immagini che ci stanno mostrando la chiesa di San Matteo, operazioni preliminari in una Laigueglia veramente gremita da tantissimo pubblico fin da primo mattino, pubblico che ancora una volta ha confermato il proprio affetto nei confronti di questa manifestazione organizzata dal gruppo sportivo, dal comune di Laigueglia, con il supporto tecnico del gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici. 54 edizioni di storia per quella che è una classica nobile del calendario nazionale, per quella che è una classica dove sono state scritte pagine importantissime della storia del ciclismo. Avremo modo di analizzare nel corso di questa sintesi quella che è la storia, quello che è l'albo d'oro appunto del trofeo Laigueglia, un trofeo Laigueglia che vede al via 178 atleti in rappresentanza di 23 formazioni. Un lotto di partecipanti veramente eccellente, con quattro formazioni inserite nel circuito del World Tour, la squadra nazionale italiana, formazioni di primissimo piano. Intanto una bella immagine che ci mostra il bastione, l'ultimo dei tre bastioni di difesa che sono rimasti in questa località e che erano appunto rappresentavano una difesa dalle incursioni piratesche. Quello che è rimasto viene denominato il baluardo o proprio bastione di Levante. La nazionale italiana, la firma del foglio di partenza, vediamo Felline, vediamo Matteo Trentin, formazione della nazionale italiana che schiera alla partenza del trofeo Laigueglia anche Alberto Bettiol, Said Lisde, Tommaso Fiaschi, quindi Massimo Rosa, Giovanni Carboni e Francesco Romano. La Villiers, l'Italia, la formazione che si è giudicata l'edizione passata per merito di Andrea Fedi. Andrea Fedi non è al via del trofeo Laigueglia 2017, ma al via per quanto riguarda questa formazione c'è Filippo Pozzato, che è il corridore che è legato in modo particolare a questa manifestazione, la sua decima partecipazione, lui che ne ha vinte tre edizioni. Delco Marseille, guidata da Mauro Finetto, corridore italiano che sta attraversando un buon periodo di forma, e attenzione quindi anche alla formazione del team UAE Abu Dhabi, la formazione della quale fa parte Diego Ulissi, che si è imposto proprio una settimana prima al trofeo Laigueglia, si è imposto nel Gran Premio Costa degli Etruschi, quindi un Diego Ulissi che ha una motivazione ulteriore per far bene in questa giornata, per far bene appunto al trofeo Laigueglia. Dicevamo, seconda prova della Ciclismo Cup, quella che è di fatto la Coppa Italia, continuiamo a dare la stessa denominazione a questa importante challenge. Intanto un altro degli ex vincitori del trofeo Laigueglia, che difende i colori dell'FDG, Davide Cimolai, che si era imposto nel 2015. Avevamo visto in precedenza la UAE Abu Dhabi, logicamente quella formazione guida la classifica provvisoria della Ciclismo Cup, così come Diego Ulissi guida la classifica individuale. Il muretto dei ciclisti, poco più di 200 piastrelle con gli autografi praticamente di atleti e personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo. Una formazione particolarmente attesa in questa giornata è l'Androni Giocattoli di Sidermec, la formazione di Patron Gianni Savio. Intanto Franco Maglione, sindaco di Laigueglia, attende con particolare trepidazione il via appunto di questa edizione, di quello che qua viene chiamato il trofeo. E quando manca poco alla partenza andiamo a sentire alcune interviste ai protagonisti. Molto bella, percorso bello, finale duro, si può dire le mie caratteristiche, e vediamo come viene la corsa. E, insomma, come squadra stiamo bene. Anche i ragazzi più giovani vanno forte, ma penso che sia un finale che si può, che se la possono giocare tutti.
Sicuramente sono passati tanti anni dalla prima, tre anni dall'ultima, speriamo, sarebbe una bella soddisfazione perché è una corsa che mi è sempre piaciuta, la prima corsa importante che ho vinto quando sono passato professionista, quindi mi piacerebbe, ci proviamo, la concorrenza è alta e vanno forte, Ulisse ha dimostrato anche domenica di essere superiore in salita, però ci proviamo. Tre vittorie, un secondo posto, un terzo posto su 10 partecipazioni per quanto riguarda Filippo Pozzato e poi Moreno Moser che appunto il trofeo La Iguaglia l'ha vinto e l'ha vinto nel 2012. Intanto un bel primo piano per Davide Cimolai e poi questo Diego Ulissi che ha un po' gli occhi di tutti puntati addosso, lui che nel corso della propria carriera ha vinto 6 tappe al Giro, di recente la scorsa settimana ha vinto il Gran Premio Costa degli Etruschi ed eccoci proprio con questa bellissima immagine dall'alto, il percorso, immagine dall'alto che ci mostra appunto La Iguaglia, il percorso che prevede un tratto in linea di un centinaio di chilometri con la prima ascesa a cima Paravenna, poi ci sarà un passaggio in zona traguardo appunto dopo un centinaio di chilometri e poi nel finale un circuito di circa 10 chilometri che i corridori dovranno affrontare per 3 volte con l'ascesa a Colle Micheri. In precedenza affronteranno il Testico, un'altra salita storica per quanto riguarda le grandi manifestazioni che transitano in questo territorio, appunto queste sono le strade della Milano-Sanremo e poi appunto questo finale, un finale molto particolare, un finale che può dare atto a diverse soluzioni, ma andiamo a sentire altri protagonisti attesi. Oggi sì, sicuramente sarebbe un sogno ripetersi anche comunque per sarebbe bello anche entrare col botto nella nuova squadra per insomma sicuramente sarebbe grande cosa, però la mia prima corsa sicuramente mi manca un po' di ritmo gara, mi mancano un po' di lavori diciamo di intensità che si fanno solo in gara, quindi vediamo la condizione, insomma sicuramente ho la consapevolezza di aver lavorato bene a casa, di aver lavorato tanto, però poi sinceramente adesso mi mancano un po' il confronto con gli avversari. Sì, l'emozione è tanta, debutto in Italia anche se ho già corso la scorsa settimana in Francia una corsa a tappe e quindi diciamo che la condizione è buona, speriamo non il tempo tenga e dopo il sogno sarebbe bissare il successo di 2 anni fa. Il sogno sarebbe appunto bissare il successo di 2 anni fa per l'atleta che oggi difende i colori della FDJ, della formazione francese, Davide Cimolai. Intanto classifica in sovrimpressione che ci danno quello che è l'aggiornamento dopo la prima prova del ciclismo Cup, partenza dal centro di La Iguaglia, un tratto di trasferimento, Thomas Vauclair, l'atleta francese subito davanti, corridore che ha legato la propria carriera, gran parte della propria popolarità, anche grazie a 4 belle vittorie di tappa al Tour de France, ma soprattutto a quella maglia Pua e a quei 20 giorni in maglia gialla. È il meno giovane al via, appunto, Thomas Vauclair, che è l'atleta in maglia nera del team Direct Energy e è ormai alla soglia dei 38 anni, un corridore che mette sempre in evidenza una grande grinta, un grande carattere, un corridore che è particolarmente amato dal pubblico, come abbiamo detto, proprio per le sue imprese legate alle proprie partecipazioni al Tour de France. Ma la Direct Energy si conferma come una delle formazioni più in vista del momento. Abbiamo detto della presenza di Thomas Vauclair, ma attenzione perché fa parte di questa squadra anche Lilian Calmejan, che in questo avvio di stagione si è imposta nell'Étoile de Bessèges. Attenzione a Sylvain Chavanel, insomma è una delle formazioni più attrezzate. Tarcisio Mazzeo, giornalista storico soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche di Rai Sport, che si è aggiudicato il premio Bastione d'oro 2017, ha abbassato la bandierina a scacchi unitamente al sindaco Franco Maglione, a Roberto Sasso Dal Verme che è il presidente del consiglio comunale e a Lino Bersani, assessore allo sport. 9 gradi, 85% di umidità per quanto riguarda le condizioni climatiche, veramente tantissimo pubblico. Il trofeo La Iguaglia ancora una volta si conferma come importante appuntamento di ritrovo, come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico e abbiamo
già subito dai primissimi chilometri Thomas Voeckler che va a mettersi in evidenza. Un leggero vento nelle fasi iniziali, queste sono proprio le fasi che precedono, che seguono proprio la partenza, ci stiamo dirigendo verso Alassio e c'è stato subito un allungo di Thomas Voeckler che viene seguito proprio in questo istante da Matteo Rotondi della GM Europa Ovini. Abbiamo parlato di Laigueglia, una località nella riviera ligure di Ponente, quella che viene conosciuta più generalmente come la riviera, ed è quel tratto di costa piuttosto ampio tra l'altro che va dalla periferia occidentale di Genova fino al confine francese, quindi un tratto che va ad abbracciare parte della provincia di Genova, quindi la totalità della provincia di Savona e di Imperia, in quanto questa riviera arriva proprio fino a Ventimiglia. Dicevamo, trofeo Laigueglia 2017, fortemente voluto dall'amministrazione comunale con la collaborazione tecnica del gruppo sportivo Emilia, gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, che quindi torna a collaborare per il quarto anno al fianco di questa manifestazione che, abbiamo detto, è una gara dall'albo d'oro assai prestigioso, una gara che da sempre ha rappresentato l'apertura del calendario italiano. Ora con il passare degli anni il ciclismo è sempre più globalizzato, ci sono tanti appuntamenti che precedono il trofeo Laigueglia, intanto una bella immagine dell'isola della Gallinara sullo sfondo della Baia del Sole. Dicevamo, una manifestazione che comunque si propone come di fatto come uno degli appuntamenti principali del calendario italiano. Lo scorso anno ad imporsi su questo traguardo fu Andrea Fedi, abbiamo detto della bella vittoria di Davide Cimolai nel 2015, e poi un albo d'oro che vede nomi di José Serpa, di Filippo Pozzato, di Moreno Moser. Questo per quanto riguarda la storia recente, ma è un albo d'oro nel quale figurano tra l'altro anche nomi importantissimi come quelli di Eddy Merckx, di Roger De Vlaeminck, Pierino Gavazzi, Lance Armstrong e via via, tanti altri atleti che hanno fatto la storia del ciclismo. Con la nostra sintesi siamo agli ultimi 20 chilometri e 500 metri alla conclusione per l'esattezza, la situazione, 5 uomini al comando che stanno caratterizzando queste fasi di corsa, sono Genier, Pache, Polans, Cattaneo e Finetto. In precedenza, dopo un avvio particolarmente veloce, si era verificata una lunghissima azione che ha caratterizzato gran parte della corsa e che ha vinto il comando dal chilometro 29 Davide Orrico della San Gemini MG Cappavis, che aveva proposto questa azione in compagnia del francese Rémy Di Gregorio, di Antonio Di Sante, dell'irlandese Conor Dunn e di Ettore Carlini. Quei 5 avevano raggiunto un vantaggio massimo di 6 primi e 25 secondi dopo 41 chilometri, per essere poi raggiunti intorno al chilometro 130, quindi dopo un centinaio di chilometri di fuga. Successivamente è nata questa azione, come abbiamo detto con la nostra sintesi siamo ad una ventina di chilometri dal termine, un'azione che vede al comando un quintetto particolarmente interessante. Abbiamo già avuto modo di citare gli atleti al comando, mentre vediamo proprio il passaggio il Gran Premio della Montagna di Colle Amicheri, 165 metri di altitudine sul livello del mare. In prima posizione è transitato Pache, che è un compagno di squadra, difendono i colori della Delco Marseille, di Mauro Finetto. Mauro Finetto che tra l'altro è uscito molto molto bene dall'Étoile de Bessèges e a questo punto rientra tra i favoriti d'obbligo appunto in questa edizione del trofeo Laigueglia. Alle spalle le redini della situazione passano nelle mani degli atleti della FDJ, la formazione della quale fa parte, come abbiamo detto, Davide Cimolai. C'è anche Vichon, le prime posizioni del gruppo, campione nazionale francese, anche lui tra l'altro già a segno in questa stagione. Intanto bellissime le immagini che ci vengono proposte proprio in questi frangenti di gara, onboard camera, quindi questa è una delle tante innovazioni sulla bici di Nicola Boehm della Bardiani CSF, una delle tante innovazioni che vengono proposte per quanto riguarda la Ciclismo Cup grazie alla produzione della PMG. Ciclismo Cup 2017 che prevede diversi appuntamenti in diretta, tra l'altro prossimo programma il 5 di marzo il Gran Premio Industria Artigianale di Marciano sarà proprio proposta in diretta, poi ancora diretta del Tour of the Alps dal 17 al 21 aprile, l'ex Giro del Trentino, dirette per Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi 13 e 14 settembre, poi il finale di stagione con il Giro dell'Emilia Granarolo, il Gran Premio Bruno Beghelli e la Tre Valli Varesine. Questo per quanto riguarda
appuntamenti che saranno proposti in diretta, ma ci saranno anche sintesi come quella alla quale stiamo proprio assistendo in questi istanti, ossia importanti sintesi subito dopo la conclusione delle gare della settimana internazionale Coppie Bartali, del Giro dell'Appennino, del Trofeo Matteotti e poi del Memorial Pantani, del Giro di Toscana e della Coppa Sabatini. Intanto abbiamo anche modo di avere una dimensione di quella che sarà poi la parte finale del tracciato di questa edizione del Trofeo La Iguaglia. Il gruppo guidato dai portacolori della FDG e la Dagnò in queste fasi di corsa molto molto attivo a guidare il plotone su Vichaud, poi vediamo gli uomini dell'Androni Giocattoli Sidermec a controllare la situazione. Dicevamo, il gruppo è sempre rimasto ad un ritardo di una trentina di secondi in queste fasi di corsa. Ci correggiamo per quanto abbiamo detto in precedenza. Davide Cimolai, come ci ha ricordato, prontamente la grafica ad andare ad occupare la prima posizione del gruppo all'inseguimento dei cinque uomini al comando. Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre. Andiamo a dare anche un'occhiata veloce a quelle che sono le parti più importanti del regolamento del campionato italiano squadre, che prevede la partecipazione dei gruppi sportivi World Team, Professional e Continental italiani o la cui nazionalità sportiva venga definita italiana dall'Unione Ciclistica Internazionale e che abbiano come maggioranza la atleti affiliati, atleti italiani per l'anno 2017. Sono ammessi solo ai fini della classifica individuale dei giovani, perché è prevista anche una classifica giovani riservata agli under 25, anche corridori dei gruppi sportivi Continental inseriti dalla Federazione Ciclistica Italiana del CONI, che aderiscono al programma denominato del passaporto biologico. Questo per fare un po' di chiarezza riguardo a quelle che sono le modalità di partecipazione alla Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre. 20 secondi intanto ci ricorda la grafica e il vantaggio del quintetto di testa, un quintetto che è ben assortito, un quintetto che sta trovando un ottimo accordo, un quintetto che vede delle individualità particolarmente importanti ed interessanti. Jan Polans, l'atleta sloveno che abbiamo imparato a conoscere durante il Giro d'Italia un paio di anni fa e che comunque aveva già conquistato importanti affermazioni, ma ha vissuto il proprio momento di grazia proprio nel 2015 quando si impose nella tappa con arrivo alla Vetone al Giro d'Italia. Intanto con il dorsale numero 77, un bel primo piano per Paché, francese, classe 1992, e intanto c'è sempre Davide Cimolai a scandire il ritmo in testa al gruppo in maglia dell'FDG, seguito dal compagno di squadra in maglia tricolore, il campione nazionale francese Arthur Vichaud. 16 secondi, abbiamo l'impressione in queste fasi di corsa che il gruppo si stia più che altro limitando a controllare questa situazione, ossia che l'attuale situazione di corsa con questi 5 corridori al comando sia un po' una situazione di comodo per il resto del gruppo. Gruppo che non ha mai concesso più di tanto spazio al quintetto di testa, come abbiamo detto, un quintetto che vede anche, oltre a Polans e abbiamo detto a Paché, vede anche Mauro Finetto, del quale abbiamo già avuto modo di parlare. Finetto che tra l'altro ha conquistato un Gran Premio di Lugano, è un veronese, un corridore molto molto generoso, lo ricordiamo secondo alla settimana internazionale Coppie Bartali, un'altra delle perle organizzative del gruppo sportivo Emilia, dicevamo secondo nella settimana internazionale Coppie Bartali dello scorso anno. E poi appunto la presenza di altri corridori come Mattia Cattaneo, un atleta che si era messo in grande evidenza tra gli under 23 conquistando il Gran Premio di Capodarco, conquistando la Classica di Poggiana, conquistando il Giro Bio, quello che era il Giro d'Italia per gli under 23, poi il passaggio nella massima categoria si era un po' perso, come si dice in gergo, ed ora Mattia Cattaneo è comunque lì davanti a dare spettacolo, lì davanti comunque a lottare con i migliori in vista del finale di questa grande classica. Una grande mole di lavoro logicamente per i portacolori della Delco Marseille in netta superiorità numerica. Attenzione, perché alle spalle abbiamo visto corridori particolarmente interessanti, abbiamo notato la presenza di Matteo Trentin, una delle colonne della squadra nazionale italiana, al via appunto
di questa gara. Intanto l'aggiornamento, quando siamo ormai ad una quindicina di chilometri dalla conclusione, ci dà il gruppo a 13 secondi di ritardo. 13 secondi dividono il quintetto di testa che è guidato sempre dal francese Pache. Abbiamo visto intanto anche Cyril Gauthier della AG2R La Mondiale, un'altra delle formazioni particolarmente attive nel corso di questa giornata. Abbiamo parlato della nazionale italiana, intanto generosissimo veramente Davide Cimolai in questi frangenti di corsa. Dicevamo nazionale italiana che si è presentata alla via del trofeo La Iguaglia con alcune individualità molto forti, con uomini di grande esperienza come Fabio Fellini, Matteo Trentin e Alberto Bettiola, e poi tanti giovani molto molto interessanti come Said Lizde, Tommaso Fiaschi, Massimo Rosa, Giovanni Carboni e Francesco Romano. E questa è un po' la filosofia, l'impronta che è stata data dal commissario tecnico Davide Cassani di per quanto riguarda la partecipazione della squadra nazionale a queste manifestazioni, ossia affiancare i giovani, alcuni under 23, ad atleti di grande esperienza, proprio per avere modo di crescere passo dopo passo e di dar modo di esprimersi a quelli che vengono considerati atleti di riferimento del movimento giovanile, di avere modo di approcciarsi al mondo del professionismo a piccoli passi. E fino ad ora diciamo che questa scelta si è rivelata piuttosto vincente. Quattro uomini dell'Androni Giocattoli, li abbiamo visto Frapporti, quindi Gavazzi, quindi vediamo anche Torres, quindi Tagliani nelle prime posizioni per quanto riguarda l'Androni Giocattoli Sidermec, il campione nazionale francese Arthur Vichot e poi appunto Davide Cimolai. Davide Cimolai che tra l'altro aveva ottenuto la prima affermazione importante proprio sulle strade del trofeo La Iguaglia, un corridore che si è sempre messo a disposizione dei grandi capitani per i quali ha gareggiato nel corso della propria carriera ed ora avrà un ruolo altrettanto importante in questa formazione francese. Ha iniziato questa nuova avventura oltre Alpe l'atleta della FDG insieme ad un altro italiano inserito in questa squadra, Jacopo Guarnieri, sarà uno dei riferimenti appunto di questa formazione francese. Mattia Cattaneo, dorsale numero 93 per il bergamasco, a scandire il ritmo. Tra poco i corridori andranno ad iniziare ancora l'ascesa che li porterà a scollinare a Colla Micheri. Attenzione appunto a Jan Polans che si sta confermando come uomo in appoggio di quel Matej Moric che abbiamo visto appunto intorno alla decima posizione, lo vediamo proprio davanti a Trentin e a Felline. Matej Moric che abbiamo imparato ad apprezzare nelle categorie giovanili, aveva conquistato il titolo di campione del mondo tra gli juniores e poi tra gli under 23 e appunto è lì davanti e potrebbe essere la seconda punta per quanto riguarda la formazione della UAE Abu Dhabi, la formazione che dopo il Gran Premio Costa degli Etruschi guida la classifica a squadre e con Diego Ulissi la classifica individuale appunto del ciclismo Cup 2017. Situazione che per il momento è un po' congelata a capo mele per quanto riguarda il passaggio del gruppetto inseguitore che si sta mantenendo sempre ad una quindicina di secondi di ritardo dagli atleti al comando. Una quindicina di secondi dividono il quintetto di testa veramente con un Davide Cimolai molto molto attivo. Abbiamo visto a centro gruppo altri corridori in questo drappello, abbiamo riconosciuto la maglia della nazionale italiana appunto di Fabio Fellini, abbiamo visto in precedenza Gavazzi, quindi avevamo riconosciuto anche Ivan Rovni, maglia azzurra della Gazprom Rusvelo, quindi Calmejean, quell'atleta francese del quale abbiamo parlato in apertura. E per quanto riguarda l'Astana Pro Team ci è sembrato di riconoscere anche la sagoma di Moreno Moser. 6 secondi l'azione di Davide Cimolai sta dando i propri frutti, quindi ormai sentono il fiato degli inseguitori sul collo, gli uomini al comando, come abbiamo detto logicamente sono i portacolori della Delco Marseille a doversi sobbarcare gran parte della conduzione di questa azione. Abbiamo visto tra l'altro un momento particolarmente importante, Polans, l'atleta della UAE Abu Dhabi, si è voltato e continua a voltarsi proprio in queste fasi di corsa per vedere dov'è il suo compagno di squadra Matej Moric. In questo istante sta per iniziare la
terza ed ultima ascesa a Colla Michieri con Cattaneo al comando, con Pollans in seconda posizione, e proprio in questo momento il gruppo ritorna compatto. Inizia l'ultimo giro, non c'è passaggio sul traguardo, si svolta a sinistra, due ali di folla a fare da cornice proprio al passaggio della testa della corsa, con Cattaneo, quindi Pollans, quindi Finetto. Cattaneo ad imporre un bel forcing, sembra riuscire a fare la differenza, si volta per controllare la situazione. L'uomo di riferimento dell'Androni Giocattoli Sidermec è indubbiamente Francesco Gavazzi. Vediamo cosa accade in queste fasi di corsa ancora a lunghi. Intanto i dettagli per quanto riguarda questa salita, 2000 metri con un dislivello di 162 metri, pendenza massima del 13%. Ora a scandire il ritmo il bravissimo Andrea Vendrame, con il campione nazionale francese Bichot in seconda posizione. Nelle retrovie vediamo Calmejan pedalare con le mani alte sul manubrio. Quindi abbiamo visto in fondo al gruppo anche Jan Pollans, che ha esaurito il proprio lavoro, e c'è ancora un allungo. Vediamo Felline che risponde ad un portacolori della Delco Marseille in queste fasi di corsa con Bo, il forcing di Felline. Siamo ad una dozzina di chilometri dalla conclusione, l'attacco di Fabio Felline, l'atleta torinese che sta partecipando al trofeo La Iguelia con la maglia della nazionale italiana. Combo della Delco Marseille ha tentato di resistere all'affondo di Felline, lo ricordiamo classe 1990, tesserato per la Trek Segafredo, ma al via del trofeo La Iguelia con la maglia della nazionale italiana. Mani alte sul manubrio per questo corridore che tra l'altro lo scorso anno si è classificato in seconda posizione al Giro di Polonia, ha conquistato anche la classifica punti alla Vuelta a Spagna, uno degli elementi di maggiore interesse. Diciamo che c'è stato un primo allungo da parte di Felline, il francese Combo ha tentato di rilanciare, ma Felline è stato ancora più veloce e di fatto ha lasciato sui pedali l'atleta francese. Ora Felline con la maglia della nazionale italiana, abbiamo detto classe 1990, torinese, tesserato per la Trek Segafredo, ma con la maglia della nazionale italiana sta pedalando solo al comando. Siamo a circa 11 chilometri dalla conclusione, un Fabio Felline che nel corso della propria carriera aveva già conquistato una vittoria in Liguria, il Giro dell'Appennino nel 2012, un Fabio Felline che aveva conquistato una classica organizzata dal gruppo sportivo Emilia come il Memorial Marco Pantani nella stessa stagione, appunto nel 2012. Ora è solo al comando. La generosa azione di Combo della Delco Marseille, compagno di squadra di Mauro Finetto. Mauro Finetto non aveva negato di voler far bene, di voler lasciare il segno sul trofeo La Iguelia. Diciamo Combo sta tentando di chiudere, ma Felline è veramente protagonista di una grandissima azione, sta pedalando con le mani alte sul manubrio, l'abbiamo visto alzarsi sui pedali ben poche volte, ma soprattutto l'abbiamo visto voltarsi alle spalle ben poche volte. Questo è sinonimo di grande sicurezza, un Felline che sembra essere giunto alla propria maturazione. Ora in questo tornante ha modo di controllare la situazione alle sue spalle, con un vantaggio che è di 5 secondi su Combo che sta perdendo leggermente terreno e va ad approfittare in questi frangenti di corsa il resto del gruppo alle spalle, gruppo dei migliori che sta continuando a ridursi in termini numerici. Fabio Felline, eccolo appunto questo atleta, 11 le vittorie ottenute nel corso della propria carriera, tra le quali spicca anche una bella edizione del Gran Premio di Formì. Questa è la seconda prova della Ciclismo Cup 2017 dopo l'ottimo avvio per quanto riguarda il Gran Premio Costa degli Etruschi di domenica scorsa. Ricordiamo che il prossimo appuntamento vi sarà proposto in diretta, immagini che saranno proposte in diretta sempre da Rai Sport, da Bike Channel e sulle varie piattaforme digitali, sulle stesse piattaforme digitali sulle quali ci state seguendo in questo istante. Per prossimo appuntamento intendiamo il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, in programma il prossimo 5 marzo. Fabio Felline ancora solitario al comando, tra poco avremo anche una dimensione di quello che è il gruppetto alle spalle, eccoci proprio con Gauthier, vediamo Vichot che sta
alla ruota della portacolori della Jeux d'Auxerre La Mondiale stanno per raggiungere in questo istante con bocce ancora Vendrame nelle prime posizioni. 15 è sembrato di vedere Jan Polans, ma la situazione sta continuando ad evolversi in queste fasi di gara. Ancora Fabio Felline saldamente al comando, tra poco ci sarà lo scollinamento al Gran Premio della Montagna, in quel momento mancheranno una decina di chilometri dalla conclusione. Eccoci proprio in vista del passaggio al GPM Colle Amicheri, 165 metri di altitudine sul livello del mare, un lunghissimo rapporto quello che viene azionato ora dal torinese Fabio Felline, 27 anni, classe 1990, quindi c'è il passaggio per Vichaud in questi frangenti di corsa, sta per iniziare quindi la discesa. Combo chiude il drappello degli atleti alle spalle, intanto sono cambiate un po' le carte, si sono rimescolate un po' le carte, abbiamo visto Francesco Gavazzi dell'Androni, giocato di Sidermi, che in quel gruppetto a 10 secondi sta prendendo qualche rischio. Fabio Felline in queste fasi di gara che comunque sta dimostrando grande sicurezza, grande determinazione, come abbiamo detto è stato un attacco deciso, un attacco che è nato ad una dozzina di chilometri dal termine. Ora Felline deve gestire quel patrimonio di 10 secondi, possono sembrare pochi, ma non dimentichiamo che appunto il portacolori della nazionale italiana sta affrontando in solitudine in discesa, il tratto in discesa, quindi può anche disegnare le traiettorie con una certa libertà. In questi frangenti di corsa logicamente è un po' più difficile affrontare la discesa per i corridori che stanno pedalando in gruppo. Staremo a vedere cosa accade in questi ultimi chilometri. Felline comunque sta azionando un rapporto lunghissimo, grande attenzione, sta dimostrando comunque anche grande dimestichezza nell'affrontare questo tratto in discesa. Al termine della discesa poi mancheranno veramente pochissimi istanti alla conclusione di questo trofeo Laigueglia, un trofeo Laigueglia che si ripropone, che si è riproposto con tanti elementi particolarmente interessanti, con tante iniziative collaterali che hanno coinvolto la polizia stradale da sempre particolarmente vicina a questa manifestazione, un trofeo Laigueglia che vede la presenza importante dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, che non ha voluto mancare a questo appuntamento ritenendolo come un avvenimento che può valorizzare sì l'associazione, che può valorizzare appunto un piccolo borgo come quello di Laigueglia. Abbiamo ricordato in apertura intanto 12 secondi il vantaggio di Felline nei confronti dei più immediati inseguitori, dicevamo un piccolo borgo di poco meno di 2000 abitanti, tra l'altro con la propria superficie di poco superiore ai 2 chilometri e mezzo quadrati, Laigueglia è l'ente comunale più piccolo della provincia di Savona, quindi quanto mai azzeccata la presenza dell'associazione dei borghi più belli d'Italia al fianco di questa manifestazione. Si stanno rimescolando un po' le carte intanto alle spalle di Felline, che sta procedendo sempre solo al comando, ma il gruppetto degli inseguitori si sta infoltendo sempre di più. Vediamo, abbiamo visto pochi istanti fa Maxime Vantôme in maglia gialla della Veran Classia Quality Project, e intanto con la onboard camera sulla bici di Nicola Bohème, tra l'altro vincitore di una bella tappa al Giro d'Italia 3 anni fa, abbiamo anche la dimensione di quella che è la visuale degli atleti in questo tratto in discesa, una discesa che viene affrontata veramente ad altissima andatura, una discesa che appunto Fabio Felline sta per concludere con questa bella azione che sembra destinata ad andare a buon fine, ma staremo a vedere cosa accade. Intanto abbiamo Cherel, Gavazzi, Gauthier e Vichaud in queste fasi di corsa, è rientrato anche Vantôme, l'ultimo atleta in maglia giallo fluo della Veran Classic, e ora Felline si volta, ora pedala con le mani basse sul manubrio, una smorfia di fatica per questo corridore che comunque è uno dei migliori elementi per quanto riguarda il nostro ciclista
ciclismo, questa è la grinta, questa è la determinazione di Fabio Fellini, che fin da giovane si è imposto all'attenzione degli appassionati di ciclismo. Fabio Fellini, che aveva conquistato importanti successi anche su pista, si sta informando con i nostri operatori sul proprio vantaggio, ma in queste fasi di corsa tende ad aumentare il vantaggio di Fellini nei confronti dei più immediati inseguitori. Siamo ad Andorra, quindi veramente a pochissimi chilometri dal termine di quella che è un'edizione molto molto spettacolare del trofeo Laigueglia. Questo finale di percorso con l'ascesa a Colle Micheri lo scorso anno aveva dato la svolta decisiva alla gara, si sta rivelando decisivo anche quest'anno con la bella azione appunto di Fabio Fellini. Andorra, terminato quindi il tratto di discesa, ed eccoci con l'ulteriore aggiornamento della situazione. Alle spalle di Fellini, attenzione, ora il portacolori della nazionale italiana, l'atleta della Trek Segafredo, sta pedalando solo al comando con 10 uomini al suo inseguimento: Gauthier, Vichot, Mohoric, Trentin, che potrebbe essere l'uomo d'appoggio appunto in caso di ricongiungimento con Fellini per quanto riguarda la nazionale italiana, la coppia della Delco Marseil con il generosissimo Roman Combeau e Mauro Finetto, e poi tre corridori dell'Androni Giocattoli: Mattia Cattaneo, Marco Frapporti, Francesco Gavazzi, e poi maglia della Fortuneo Vital Concept Roman Hardy. Questa è la situazione. Hardy, classe 1988, corridore che si è classificato in terza posizione al Giro di Turchia del 2014, reduce tra l'altro da una bella prestazione all'Étoile de Bessèges che si è conclusa proprio all'inizio, che si è disputata all'inizio del mese di febbraio. Fellini intanto ha iniziato questo tratto di percorso a pochissimi chilometri dal termine con una ventina di secondi di vantaggio nei confronti su questo gruppetto di 10 unità guidato da Frapporti, su un generosissimo Mattia Cattaneo che tanti attendono. Come abbiamo detto, questo vuole essere un po' l'anno della svolta, sarà compito di Gianni Savio e di tutto lo staff dell'Androni Giocattoli Sidermec valorizzare e mettere in evidenza questo grande talento come Mattia Cattaneo. E intanto la generosità di Marco Frapporti, quindi abbiamo Gavazzi, c'è Matteo Trentin che logicamente non sta collaborando con gli atleti all'inseguimento di Fellini, Fellini che pedala con 18 secondi di vantaggio. Fabio Fellini che continua ad informarsi sul proprio margine che lo divide dai più immediati inseguitori, si sta voltando a controllare la situazione. Ormai siamo veramente nelle ultime fasi di corsa, gli ultimissimi chilometri che ci dividono dalla conclusione, 18 secondi l'ascesa a Capomele, quindi a 4 chilometri, a poco meno di 4 chilometri dal termine. Dicevamo, stiamo ormai arrivando verso le fasi conclusive, verso gli ultimi migliaia di metri del trofeo Laigueglia edizione 2017, prova che tra l'altro ricorda con la speciale classifica dei Gran Premi della Montagna che vede come vincitore il francese Rémy Di Grégoriot, ricorda un personaggio, un ex ciclista deceduto tragicamente come Diego Pellegrini. Il trofeo Laigueglia da sempre ha voluto onorare il ricordo di questo giovane atleta con la speciale classifica dei Gran Premi della Montagna. E poi il premio combattività a ricordo il dottor Giuseppe Giuliano, il Memorial Pino Villa, e poi come abbiamo detto la presenza importante dei borghi più belli d'Italia e della Riviera dello Sport, oltre logicamente all'importantissima presenza dell'assessorato allo sport della Regione Liguria al fianco del comitato organizzatore. Gli occhi di tutti sono puntati ora sulla maglia della nazionale italiana di Fabio Fellini, che ormai è all'ingresso del territorio di Laigueglia, la celebre e conosciutissima galleria che va appunto ad iniziare un tratto di strada in discesa che porterà Fellini ad affrontare le ultime fasi di corsa. Fellini che ha continuato ad incrementare, siamo proprio a Capomele, Fellini che ha continuato ad incrementare il proprio vantaggio ed ora sta pedalando con un margine anche abbastanza rassicurante e
Dicevamo una trentina di secondi, ora lo dividono dal gruppetto dei più immediati inseguitori. Non sono mai riusciti ad organizzarsi in modo deciso i 10 atleti alle spalle. Non dimentichiamo che comunque atleti come Cattaneo e come Gautier erano stati protagonisti di altre azioni, quindi sotto certi aspetti stanno pagando anche un po' la fatica. Se ne accorge Marco Fraporti, che va subito a riprendere in mano le redini della situazione in testa al gruppetto dei 10 più immediati inseguitori. Ma forse è un po' tardi. Fraporti generosissimo, questo atleta che si sta mettendo a disposizione di Gavazzi, ma il cronometro è inesorabile. 27 secondi il ritardo di questo gruppetto. Arthur Vichot, fasciato dalla sua bella maglia tricolore di campione nazionale francese, a controllare la situazione. Poi abbiamo visto Gautier, poi Finetto, poi Mohoric, poi Hardy, Trentin, Gavazzi, e a chiudere Combo. Questa è la situazione. Vediamo che Mohoric ha tentato di rilanciare l'andatura, il forte atleta sloveno della UAE Abu Dhabi. Intanto posizione aerodinamica per Fabio Fellini, che vede là in fondo l'ultima curva che lo immetterà sul rettilineo d'arrivo di Laigueglia. 178 i corridori che hanno preso il via, ma uno solo è al comando. Staremo a vedere cosa accade in queste ultime fasi di corsa con Fabio Fellini, che comunque sta pedalando con un margine di vantaggio di una trentina di secondi. Sì, è un margine rassicurante, ma non può certo permettersi di tirare i remi in barca in questi frangenti di corsa, perché dicevamo i 10 uomini al comando non hanno mai desistito dalla propria azione. Si sta pedalando ora ad un'andatura superiore ai 60 km/h, complice anche il tratto di strada in discesa, e siamo all'ultimo chilometro, gli ultimi 1000 metri per Fabio Fellini, che all'ultimo controllo cronometrico pedalava con 30 secondi di vantaggio nei confronti dei 10 più immediati inseguitori. Pedala al ciglio della strada, tenta di portarsi ora sulla sinistra per tagliare, per cercare di guadagnare quel poco che può guadagnare nelle ultime fasi di gara. L'aggiornamento cronometrico ci dà ancora 30 secondi per Fabio Fellini, che è ora a 500 metri dal traguardo. Un veloce sguardo al pannello che ha indicato proprio gli ultimi 500 metri e sta imboccando ora il rettilineo d'arrivo, e tra poco potrà finalmente gioire. Una bella impresa, una dozzina di chilometri pedalati in apnea, tanto tifo per l'atleta che ha preso il via in maglia azzurra questa edizione. In maglia azzurra tra virgolette, perché oggi le maglie della nazionale italiana sono bianche. Dicevamo, Fabio Fellini tra due ali di folla finalmente può rilassarsi e può festeggiare questo successo. Alza le braccia al cielo tra due ali di folla, veramente tantissimo pubblico. Una bellissima affermazione quella di Fabio Fellini ad inizio stagione, ed è lui ad aggiudicarsi la 54esima edizione del trofeo Laigueglia. Vediamo cosa accade nelle fasi finali. Abbiamo visto l'attacco di Fraporti, e ora è Mohoric che va ad allungare, il primo a lanciare lo sprint, il portacolori del team Abu Dhabi. C'è anche Cyril Gautier che tenta di rinvenire su Mohoric. Vediamo quindi Finetto, Hardy, c'è il testa a testa ed è Hardy su Finetto, quindi Trentin, Gautier, Gavazzi, Vichot e via via tutti gli altri. E Fabio Fellini quindi ad aggiudicarsi questa bella edizione del trofeo Laigueglia. Il successo è degli organizzatori, il successo del comune di Laigueglia, del gruppo sportivo Emilia, e la ciliegina sulla torta è stata la vittoria di questo atleta della nazionale italiana. 12esima affermazione in carriera, ma è un'affermazione che ha un sapore ancora più particolare, perché ottenuta la maniera forte con questo attacco ad una dozzina di chilometri dal termine, e poi questo sprint per quanto riguarda la seconda posizione con Quentin Hardy, e al terzo posto Mauro Finetto. Mauro Finetto che non aveva nascosto le proprie ambizioni di far bene. Quarto posto per Matteo Trentin, che ha preceduto Gautier, poi Gavazzi, poi il campione nazionale Vichot. Abbiamo visto il passaggio per Mohoric. Fabio Fellini quindi particolarmente sorridente, e tra qualche istante andremo proprio a sentire il vincitore. È stata una gara molto veloce, anche un po' dura, pericolosa per via delle piogge, della strada umida della prima parte di gara, però ci sono sempre state la Française des Jeux, che ha controllato, ha sempre imposto un ritmo forte. Io, era la mia prima gara, sapevo che dovevo fare i conti gli ultimi tre giri,
e non farci troppo caso alle sensazioni di inizio gara che non erano buone. E alla fine, all'ultimo giro, io ho provato, diciamo che l'ho sempre sognata così ed è venuta come meglio secondo me non si poteva fare. Ed è una vittoria molto importante, la prima della stagione, la prima dopo Vera, dopo un 2016 un po' particolare, in maglia azzurra. E niente, mi fa ben sperare per i prossimi obiettivi e vedremo. L'ha sempre sognata così e così è arrivata la sua prima vittoria del 2017, la prima vittoria per Fabio Fellina, 24 secondi Roman Hardy e al terzo posto Mauro Finetto. Questo quindi il risultato finale, i complimenti di Adriano Amici per Fabio Fellina che sale sul gradino più alto del podio, come ha confermato lo stesso Fabio dopo un 2016 un po' in ombra, un 2016 che comunque l'ha visto protagonista soprattutto nella parte finale. Finale di stagione, eccolo premiato da Ilaria Cavo ed assessore regionale allo sport, da Franco Maglione il sindaco di Laiguella, un Fabio Fellina che può sorridere su questo podio, un podio che vede, lo ricordiamo nuovamente, in seconda posizione Roman Hardy e al terzo posto Mauro Finetto. Questa è l'immagine conclusiva di questa seconda prova della Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre, il trofeo Laiguella che va in archivio ancora una volta come un grande successo, come una grande manifestazione degna di una grande storia e di una grande tradizione. Uno degli appuntamenti più attesi, tra l'altro hanno posato sul palco anche i ragazzi della formazione locale di mountain bike che hanno conquistato lo scorso anno il titolo di campioni d'Italia a squadre per le categorie allievi ed esordienti, e poi la bella maglia del trofeo Laiguella per Fabio Fellina, un Fabio Fellina che abbiamo visto particolarmente emozionato subito dopo la conclusione della gara per questo successo, un successo che arriva alla sua prima gara stagionale, un successo che fa quindi ben sperare per quanto riguarda il proseguo di stagione. Gli highlights di questa 54esima edizione del trofeo Laiguella, 178 i corridori al via dal centro di Laiguella, una Laiguella particolarmente gremita di pubblico fin dal primo mattino, dicevamo un trofeo Laiguella che va in archivio quindi come con un grande successo che prosegue, che di fatto apre la porta a quelli che saranno i prossimi grandi appuntamenti. La svolta alla gara, 20 chilometri alla una dozzina di chilometri alla conclusione, chiedo scusa, l'attacco di Combo e poi la risposta di Fabio Fellina che ha proiettato l'atleta torinese al comando dell'edizione 2017 del trofeo Laiguella. Un attacco secco, un attacco deciso, un attacco che ha visto appunto Fabio Fellina pedalare da prima al comando con un vantaggio che ha continuato ad oscillare tra i 10 e i 15 secondi, il forcing di Vichot, di Gavazzi, di Combo, di Gauthier alle spalle per tentare di andare a chiudere proprio al momento dello scollinamento al Gran Premio della Montagna, generosissimi appunto questi atleti, e poi questa cavalcata solitaria per Fabio Fellina negli ultimi chilometri di gara. Dicevamo, trofeo Laiguella, seconda prova della Ciclismo Cup vinta da Fabio Fellina in solitudine tra due ali di folla. Questo quindi il riassunto appunto di questa manifestazione, con il secondo posto di Hardy, la terza posizione di Mauro Finetto, il quarto di Matteo Trentin, quindi una nazionale italiana presente, una nazionale italiana che ha lasciato il proprio segno su questa grande classica, una grande classica che va in archivio con il successo di Fabio Fellina, mentre la Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre, proseguirà con il prossimo appuntamento, la Riviera Ligure di Ponente, la Baia del Sole. Eccoci intanto con la classifica aggiornata della Ciclismo Cup, con Fellina al comando davanti a Francesco Gavazzi e a Mauro Finetto. Questo per la classifica individuale della Ciclismo Cup. Questa bella immagine di Laiguella fa calare il sipario sull'edizione 2017 della gara organizzata dal Comune di Laiguella. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con la terza prova della Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre, è per il 5 marzo, il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, che vi sarà proposto in diretta. Grazie per averci seguito, appuntamento al 5 marzo, lo ricordiamo, con il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano.